Eccoci nuovamente in studio dopo aver ascoltato appunto l'esperienza, appunto la testimonianza di Surrita Giaretta, delle sue rassoline, che ha scritto questo libro Non più schiave, Casa Ruth, il coraggio di una comunità. Ritorniamo a parlare appunto del fenomeno della prostituzione, dello sfruttamento della prostituzione, ben rappresentato rappresentato nel film, appunto film breve, come lo chiama lui, Rosario Enrico, Ballerina. E a questo punto è arrivato il momento di fare intervenire, mi dicono che già in diretta con noi, l'onorevole Mario Michelangeli, che è assessore per la tutela dei diritti dei cittadini. Sì, È buonasera. questo l'esatta definizione di assessorato, vero onorevole? Buonasera, la sento Mi piano. sente? Mi Mi diceva? sente? Adesso meglio? Sì, adesso la sento meglio. Perfetto. Le dicevo, lei è assessore alla tutela dei diritti dei cittadini della Regione Lazio. Sì, la tutela dei consumatori, e quindi noi l'abbiamo un po' interpretato in maniera estensiva come diritti dei cittadini. Perciò, però l'esatta dicitura è tutela dei consumatori. Perfetto. Sì, bravo. Bene, noi stiamo parlando appunto del film breve, come lo definisce appunto Rosario Enrico, Ballerina, dove si parla della tratta delle ragazze, appunto, per quanto riguarda il fenomeno della prostituzione, per lo sfruttamento, favoreggiamento e tutto ciò che sono le attività delinquenziali, appunto, che girano, ruotano, orbitano intorno a questo fenomeno. Sì. La situazione attualmente qual è? Perché noi poi come radio ci occupiamo da tanto tempo appunto del fenomeno stesso, abbiamo realizzato diversi servizi appunto con testimonianze. Una volta, per esempio, io mi sono anche finto cliente e ho cercato di intervistare due prostitute, più ho finto pu poi ho registrato esattamente il dialogo che c'è tra il cliente e la prostituta. Sono venute fuori delle cose allarmanti veramente, come il fatto che l'offerta nella maggior parte dei casi sia portata a queste ragazze con richieste di rapporti non protetti, per esempio, e soprattutto succede con le persone sposate. Comunque lascio a lei la parola per quanto riguarda questa risposta. Innanzitutto, qual è la situazione attualmente nel Lazio? Ecco, perché naturalmente è limitata al suo campo, al suo territorio di competenza. Guardi, intanto mi lasci salutare Rosario Enrico e gli artisti e gli ospiti che sono lì in studio, Sì, anche che perché ricambio! il nostro è stato un incontro casuale. Quando lui mi ha parlato di questo progetto e di questo film breve, un vero e proprio film, tra l'altro molto bello da un punto di vista artistico e un cazzotto allo stomaco invece da un punto di vista dei contenuti, Certo. ha saputo centrare bene il problema, che è appunto quello della tratta di queste giovani ragazze che vengono portate in Italia con altre motivazioni e poi vengono avviate alla prostituzione. Ho ritenuto, come assessorato alla tutela dei consumatori, di fare un'iniziativa forte su questo. Infatti l'8 marzo abbiamo presentato il film e abbiamo fatto una bella iniziativa, ma non ci siamo fermati e non ci fermiamo lì, perché la mia intenzione è quella di sensibilizzare soprattutto i giovani e le loro famiglie, tant'è vero che abbiamo acquisito qualche migliaio di copie del film e lo distribuiremo all'inizio dell'anno scolastico in tutte le scuole superiori. In queste scuole superiori naturalmente avvieremo dei dibattiti, perché il punto è quello di sensibilizzare. Ci sono molti ben pensanti che pensano che queste ragazze siano lì a farsi gli affari Ben loro, pensanti che a pensano guadagnare. male, effettivamente. Sì, non si rendono conto invece qual è il dramma che è dietro queste situazioni, che poi tra l'altro scopriamo tutti i giorni sui giornali, e nel Lazio, soprattutto a Roma, ovviamente questa incidenza è molto elevata e molto forte, Certo. ognuno che passa sulle strade consolari d'ingresso a Roma se ne può rendere conto. E quindi ecco, come assessorato alla tutela dei consumatori abbiamo voluto sponsorizzare questo film che tratta bene il problema e credo che sia appunto un film che ci aiuta a riflettere e forse a far conoscere una situazione che molti non conoscono e pensano tutt'altro. Guardi, onorevole, io la devo innanzitutto ringraziare per la sensibilità che le sto notando in queste anche poche parole. Eh, Grazie a perché, lei. no, perché è la prima volta che mi trovo di fronte a una persona, rappresentante delle istituzioni, che affronta questo problema. Perché, le ripeto, sono in 10 anni di trasmissione, sono almeno 8 anni che ci occupiamo di questo fenomeno qui a Radio Roma. Le Immagino, dico. ringrazio a voi per il vostro attivo impegno. No, ma le dico, Perché su questo c'è bisogno di un impegno forte anche da parte delle istituzioni. Poi noi abbiamo anche in mente qualche altra cosa con gli altri colleghi assessori, nel senso per esempio di
rilanciare un'iniziativa che già è nel Comune di Roma, che è quella delle case protette, quindi per cercare di togliere queste ragazze dalle strade. Certo, no, comunque le dicevo, effettivamente è la prima volta che sento veramente una persona che si occupa, perché io più volte, ripeto, mi sono occupato di queste cose. Per esempio, le faccio due esempi, proprio di scontro contro il muro di gomma spesso delle istituzioni. La Pineta di Ostia, lei ha presente chiaramente la Pineta di Ostia, con il degrado, perché poi noi parliamo tanto di ragazza, di tratta delle donne, però c'è anche un discorso di sfruttamento e prostituzione anche dei transessuali, che sono in realtà molto più complessa, molto più di nicchia, in qualche modo più difficile da penetrare effettivamente. E comunque il discorso del degrado della Pineta di Ostia, ci siamo occupati di questa cosa. Intervennero per esempio l'onorevole Bontempo sul fenomeno, l'onorevole Angelo Bonelli, che attualmente è capogruppo dei Verdi alla Camera, e però il rappresentante istituzionale forse più emblematico per il territorio, appunto, del 13° municipio, che era all'epoca Davide Bordoni, che attualmente è consigliere comunale al Comune di Roma per Forza Italia, e addirittura non intervenne perché non ritenne opportuno, necessario intervenire su questo argomento. E in un territorio dove i vigili... Sbagliando completamente, insomma. No, i vigili urbani, in un territorio di quel tipo dove i vigili urbani non si vedono in pineta per tutta la settimana, però si vedono la domenica per fare multa alle famiglie, dove i bambini giocano a un metro, due metri da rifiuti organici, da profilattici usati e fazzoletti usati. E questo fu il nostro approccio con le istituzioni. Adesso le provoco anche un leggero dolore, probabilmente, perché il 7° municipio racchiude la zona del mattatoio. Uh-huh. Lei conosce. Il presidente del 7° municipio era l'onorevole Stefano Tozzi. Sì. Che penso sia del suo stesso, partito. Del stesso partito. E all'epoca noi abbiamo intervistato sia l'onorevole Tozzi che l'onorevole Caradonna, che era del 5° municipio, perché il mattatoio si trova a ridosso. Addirittura il mattatoio, la zona del mattatoio, l'attuale dove fanno la nuova Porta Portese, praticamente, per tanto per intenderci, e noi il titolo era proprio che al mattatoio la carne è debole, era questo proprio il titolo dell'articolo, che tra l'altro potrà trovare anche su italimedia.it, il portale di informazione che dirigo online. E praticamente le dico, all'epoca era stato addirittura, dato che c'è un divieto proprio nell'ambito della zona di via, adesso non mi sovviene la via, però dove praticamente c'è questo commercio del sesso da parte dei transessuali, soprattutto in quel via caso. Togliatti, credo che sia. Sì, no, la Palmina Togliatti è quella adiacente, però la via proprio dove c'è il divieto di transito alle autovetture, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba. Sì. Praticamente lì, se uno va alle 3 di notte, è come se fosse a Viale Marconi alle 5 del pomeriggio, la stessa identica cosa. In questo diciamo territorio transito limitato, praticamente c'era addirittura un rivenditore di bibite e panini, praticamente autorizzato con un permesso che equazione solo pubblico. Ho capito. E questa è una cosa che secondo me, a parte il controllo, vabbè, che dovrebbe essere sul territorio, a parte le forze dell'ordine, a parte i vigili urbani, e questo l'onorevole Tozzi era, insomma, limitatamente. La cosa che però mi sorprese all'epoca, che sia da parte dell'onorevole Caradonna che dalla presidente Tozzi, appunto, c'era mancanza di informazione nei confronti di questo fenomeno. Poi successivamente a questo intervento nostro, diciamo, informativo, mediatico, ci fu furono messi dei cordoli per delimitare almeno le aree di parcheggio, però le macchine, le automobili passavano lo stesso sulla strada. E poi, per un periodo, insomma, la cosa è stata un po' arginata in questo modo. Ultimamente, invece, ho mandato dei collaboratori, insomma, sul posto, che per controllare, e hanno verificato che effettivamente nuovamente ci sono addirittura due furgoni ambulanti che appunto vendono bibite e panini. E naturalmente Sono raddoppiati, se non ci fosse stata, adesso mi sembra che l'onorevole Tozzi non sia più presidente del settore.